avrebbe dovuto insediare i nuovi componenti il consiglio di amministrazione del consorzio universitario. Al momento però non c'è nessuna traccia. Sono trascorsi quasi 40 giorni dall'elezione dei nuovi organismi, ma il nuovo CDA non si convoca. Intanto però lui rimane in sella, è il presidente facente funzioni in carica da circa 18 mesi, Gianni Battaglia, già senatore di quello che fu il Partito Comunista. Si tratta di ritardi tattici o si nasconde qualcos'altro? Intanto l'attività in seno al consorzio universitario viene frenata da una burocrazia che invece di snellire si avvita sempre più su se stessa. Quattro sindaci precipitano nell'arena dello scontro, 22 anni ripercorsi nella storia del Ponte Guerriere, gli ultimi, polemiche, accuse e meriti su lavori di sistemazione. Ieri il comunicato del sindaco Ignazio Abate, che annuncia addirittura una cerimonia d'apertura, ma muove critiche sulla gestione trascurata per anni dalle passate amministrazioni, dimenticando, si legge, le esigenze dei modicani. Stamattina una nota dei tre ex sindaci degli ultimi 22 anni, Carmelo Ruta, Antonello Buscema e Piero Torchi, decidono, è la prima volta che si registra una tale reazione congiunta, di intervenire. Insopportabili strumentalizzazioni quelli che fa Abate, si legge, si adegui al buon gusto istituzionale di non arrogarsi meriti e giudizi che non gli competono. Prima di fare riferimento alle altre amministrazioni, quantomeno si devono sapere fare il distinguo. Io da 12 anni che non sono sindaco e ho fatto 10 anni il sindaco, ritengo di non avere fatto grandi cose, ma di avere fatto quello che si poteva fare, e la gente me ne dà atto ora, a distanza di tempo, può così in modo indiscriminato mettere nel mucchio tutti. Ora è arrivato il salvatore della patria e salva la situazione, non ci sto, insomma, sono ammassato. Lasciatemi in pace, io voglio essere lasciato in pace, il mio tempo l'ho fatto, mi sono autorottamato e non vuoi avere problemi. Abate dal canto suo sposta la polemica, mi occupo solo della sicurezza dei cittadini. E le polemiche si possono benissimo fare tutte quelle che vogliono su quanto riguarda il piano politico, ma su quanto riguarda la sicurezza dei cittadini e di questa città io non accetto nessuna polemica da parte di nessuno, i fatti sono questi, il ponte doveva essere messo in sicurezza non solo per i cittadini modicani ma tutti coloro che transitano su quel ponte già da anni, non si è fatto. Oggi si è fatto e siamo nelle condizioni di poter mettere a disposizione della città e di tutti i cittadini in transito un ponte che sia sicuro. Se è di proprietà dell'ANAS o che si è fatto o non si è fatto, questo lasciamo ai cittadini. Se è oggi, dopo un anno dell'amministrazione Abate, questo risultato si è avuto. Il parcheggio del Maggiore non è una priorità, si pensi piuttosto alla salute dei cittadini e a concertare azioni comuni per accelerare il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi, pronto soccorso in primis, piuttosto che alimentare inutili polemiche. Parla Maurizio Ricò, manager dell'azienda ospedaliera di Ragusa. Risponde alla richiesta del sindaco di Modica, Ignazio Abate, che aveva chiesto un immediato intervento di ripristino. Il parcheggio antistante l'area nuova dell'ospedale Maggiore è stato inibito alle auto a causa del mancato asfalto. Il progetto di ripristino del piazzale è stracciabile dal progetto complessivo del pronto soccorso. Io devo pensare solo a quello. Sentiamo Ricò. Per rispondere alla segnalazione, innanzitutto per pensare alla sicurezza di tutti, abbiamo recintato l'area escludendola dall'uso. Non è un problema a cui dare risposta in urgenza, quindi faremo una valutazione accurata della disponibilità di risorse per un'eventuale ipotesi di ripavimentazione, che naturalmente ha dei costi, bisogna capire se questi costi devono essere sottratti ai lavori fatti alle strutture sanitarie oppure no. Si chiama Turismo per la Salute. A fronte dei nuovi tagli sulle rotte della nascente società Alitalia Etihad, che sembrano tagliare in due il paese con forti penalizzazioni per la Sicilia, il turismo sanitario sembra prendere piede. Si viaggia per risparmiare o per ricercare una migliore qualità di servizi e per evitare infinite liste d'attesa. Lo sa bene Alitalia, che ha siglato nuovi accordi con i centri di eccellenza sanitaria per offrire tariffe agevolate ai pazienti. Le tariffe agevolate saranno nel gruppo ospedaliero San Donato e San Raffaele, l'Istituto Europeo di Oncologia, l'Istituto Clinica Humanitas di Milano, l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, l'Istituto Saverio De Bellis di Bari e il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Il paziente potrà accedere a una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto andata e ritorno del volo nazionale su qualsiasi classe per il suo viaggio verso Roma, Milano, Bari e Genova. Sono però escluse tariffe promozionali, tasse e voli da per la Sardegna in regime di continuità territoriale.
Il video diffuso dall'agenzia ANSA e che qui vi proponiamo ci fa assumere ancora di più consapevolezza del fenomeno delle condizioni disumane cui queste persone si sottopongono per migliorare il loro stato e inseguire un sogno. E mentre continua il braccio di ferro tra il sindaco di Pozzallo, Luigi Amatuna, e il prefetto di Ragusa, Annunziato Verdè, sulla cifra da riconoscere al comune per la gestione dei migranti, salta fuori questo video reportage che richiama alla mente le condizioni disumane che si continuano ad alimentare non solo con gli sbarchi ma anche con le missioni umanitarie di supporto. Nuove opportunità di lavoro per chi fosse interessato a lavorare in TV su Fox Channels Italy. Si cerca un esperto in ideazione e realizzazione di contenuti destinati a una fruizione online. La figura svolgerà funzioni di carattere editoriale e redazionale e richiesta la laurea in ambito umanistico, comunicazione, editoria o giornalismo e la conoscenza dei social network, social media marketing e delle logiche web 2.0. Tre bicchieri 2015 in Sicilia, Cusumano ne conquista ben due. Ecco le etichette siciliane che hanno conquistato i tre bicchieri nella guida 2015 del Gambero Rosso, forse i verdetti più attesi dal mondo del vino. Confermate tante, ma balza agli occhi l'exploit di Cusumano che conquista i tre bicchieri con due vini, rompendo una consuetudine che ha visto in Sicilia negli ultimi anni assegnare più di un premio a una cantina. Il turismo alimentare è un campo che potrebbe offrire moltissime soddisfazioni, ma va accuratamente coltivato, a cominciare dalla formazione dei soggetti che andranno a formare la classe dirigente. Sapere gestire al meglio il segmento enogastronomico del turismo è infatti una capacità tutt'altro che scontata. Per trarre il massimo dal turismo alimentario è necessario possedere diverse conoscenze e abilità che riguardano il mondo del mangiare e del bere nella sua completezza. Stanno spuntando come funghi diversi corsi di laurea, scuole di specializzazione, in cui l'enogastronomia e la sua applicazione turistica la fanno da padroni. Stiamo del resto andando verso un'epoca in cui specializzarsi è necessario. Ecco perché generiche competenze turistiche potrebbero non bastare per rivestire un ruolo di rilievo nel settore del turismo agroalimentare.